Abbiamo già finito. Sì, anzi, tutto quello che vuole, Doc. Sto terminando la sessione, arrivo subito. Ne è sicuro? Sì? No, tutto è Denver. Non vedo come potrebbe... Certo. Sì, capisco. Lei è in grossi guai, signor Mack. Ma che gli è preso? Vengono a prenderti. Chi sta venendo? Gli assassini. E io non c'entro niente con questa storia. Sembra che stiano organizzando un tentativo di recupero. Forse sei più importante di quanto credi. Ragazzi, le cose si fanno sempre più strane da queste parti. Era inevitabile. Che vorresti dire? Quella piccola faida che il tuo progenitore ha scatenato durante la Terza Crociata non è mai finita. E tu sei in mano ai Templari. Vidi che è un Templare. Non potevi saperlo in alcun modo. Lo nascondono bene. Ma per rispondere alla tua domanda, Vidic lavora per loro, tutti noi, l'Abstergo e la loro società. Credevo che i Templari fossero dei vecchietti con dei buffi cappelli che si riuniscono a bere birra e a complottare per il dominio del mondo con, che so, gli uomini lucerto. No, tranne la storia del dominio del mondo, mi sa. Senti, Desmond, è complicato. Metà delle cose che si dicono sui Templari viene da gente fuori di testa che indossa cappelli di carta stagnola. L'altra metà è disinformazione prodotta intenzionalmente dai Templari stessi. Ma loro sono i cattivi, giusto? Se c'è una cosa che ho imparato da quando lavoro qui è che non esiste questa distinzione. È tutto relativo. Forse il modo migliore per spiegarlo è ciò che vogliono è bene. Ma il modo con cui lo perseguono è male. Molto male. Ma che cos'è che cercano di fare? Lucy? Sì. Signorina Stillman, ho bisogno di parlarle. Salga qui, subito. Arrivo, dottore. Scusa, Desmond, devo andare. Dovresti ritirarti per la notte. Le risposte a tutte le tue domande stanno proprio di fronte a te. Devi solo sapere dove cercare. Mi è mancato stamattina, Doc. Entri nell'Animus. Pronti quando vuoi. Puoi creare dei diversivi con i cadaveri. I soldati lasceranno. Entra, Altair. Ti sei riposato? Sei pronto per le prove che ti restano? Sì.
Ma prima vorrei parlarvi. Ho delle domande. Chiedi dunque. Farò del mio meglio per rispondere. Il re dei mercanti di Damasco ha assassinato i nobili della sua città. Majid ad-Din a Gerusalemme usava la paura per soggiogare il popolo. Sospetto che Guglielmo intendesse uccidere Riccardo e tenere Acri con le sue truppe. Costoro dovevano aiutare i loro sovrani. E invece hanno scelto di tradirli. Ciò che non capisco è perché. La risposta non è ovvia. I Templari vogliono il comando. Ciascuno di essi, come avrai notato, voleva rivendicare la propria città nel nome dei Templari, in modo che questi potessero governare la Terra Santa, e non solo quella. Ma la loro missione non può riuscire. Come mai? I loro piani dipendono dal tesoro dei Templari, il frutto dell'Eden. Ma adesso l'abbiamo noi, e non possono sperare di raggiungere i loro scopi senza di esso. Cos'è questo tesoro? È la tentazione. È solo un pezzo d'argento. Osservalo. E cosa dovrei vedere? Questo pezzo d'argento ha cacciato Adamo ed Eva. Ha trasformato i bastoni in serpenti. Ha spalancato e rinchiuso il Mar Rosso. Eris l'ha usato per scatenare la guerra di Troia. E con esso un povero falegname ha trasformato l'acqua in vino. Sembra piuttosto modesto per tutto il potere che gli attribuite. Come funziona? Colui che l'impugna domina i cuori e le menti di chiunque lo contempli, di chiunque lo assaggi, come dicono. Gli uomini di Garniero? Un esperimento. Erbe usate per simularne gli effetti, per essere pronti quando l'avessero avuto. Talal li procurava. Tamir li equipaggiava. Si preparavano a qualcosa. Ma a cosa? Alla guerra. E gli altri, i governanti delle città, intendevano radunare gli abitanti, renderli come gli uomini di Garniero. I cittadini perfetti, i soldati perfetti, un mondo perfetto. Roberto di Sable non dovrà mai riaverlo. Finché lui e i suoi fratelli sono in vita, ci proveranno. Allora devono essere annientati. Ed è quello che ti ho ordinato di fare. Ci sono altri due templari che richiedono la tua attenzione. Uno ad Acri, chiamato Sibrando. L'altro a Damasco, chiamato Jubair. Fa visita ai capi delle sedi. Ti daranno istruzioni. Come volete. Vai alla svelta. Senza dubbio Roberto di Sable è inquieto per i nostri continui successi. I suoi seguaci rimasti faranno il possibile per esporti. Sanno della tua presenza. L'uomo col cappuccio bianco. Ti daranno la caccia. Non mi troveranno. Sono una lama nella folla. Tieni. Il mio dono per te. Un ringraziamento per l'ottimo lavoro. Quando vieni scoperto, uccidere alcuni degli inseguitori può renderti più facile. Il re inglese con la sua armata. Fedele! Prendetevi dai piedi! Thank you.
Dio lo maledica. Probabilmente tornerà. Perché si comporta in quel modo? Brutte notizie, fratello. Ho ucciso un templare stamane. Beh, a dire il vero, questa è una buona notizia. Gli ho anche trovato addosso una lettera che ho dato a Numair. Doveva consegnartela, ma dall'espressione sul tuo volto sospetto che non l'abbia fatto. Affrettati su, non perdere altro tempo con me. Cerca Numair e prendi quella lettera. La mia famiglia è malata e morirà. Avete qualche moneta? Ho bisogno di cibo. Vattene subito! Ti prego, qualcuno intervenga! Cosa ci fai? Altair! Ecco, tieni! Ma dov'eri? Ti ho cercato ovunque! Oh, finalmente posso tornare a Masyaf. È l'ultima volta che mi offro di fare un favore a qualcuno. Avevi descritto. Sospetto che voglia occuparsene di persona e alla svelta. Meglio non dire niente agli altri. Sì, è più prudente.
A dire il vero, sarò felice quando questa storia sarà conclusa. Presto, amico mio, presto. Oggi dovremmo mettere l'ultimo alle fiamme. Giovane, vieni qui. Hai ancora la lettera che ti ho dato? Sì. Vai a consegnarla, dunque. Troverai colui a cui è destinata nella madrassa. Sono qui davanti a voi per lanciare un monito. Se Riccardo dovesse prendere Giaspa non ci sarebbe modo di fermarlo. Marcherebbe su Gerusalemme. Dobbiamo fermarlo prima che ne abbia l'opportunità. Quella città è nostra e lo è sempre stata. Ed è nostro dovere difenderla fino alla morte. Via lode a Salah al-Din. Egli ha trovato la forza di ergersi a difesa della nostra grande civiltà. Sentirlo parlare. Si può fare, ma dobbiamo essere accorti. Ancora molti rifiutano l'illuminazione. Gli farebbero del male. Sono solo ignoranti e pavidi. Sembri sincero, ma come faccio a sapere che posso fidarmi? Mi duole persino sentirti porre questa domanda. Bene, ci raduniamo tutti i giorni alla madrassa. Lui viene a parlare e poi ci guida in città perché possiamo purificarla. Posso unirmi a voi? Sappi che la via che seguiamo non è facile. La nostra opera impone il sacrificio. Comprendo. E allora vieni all'incontro. Vediamo quanto forte sei veramente. Che vergogna! Prego, non fatemi vedere! Prego, non fatemi vedere! Per favore! Porchi spiccioli, chiedo solo... qualche momento. Non dovresti stare qui. Batte. No, no, niente. Ho bisogno di cibo. Fatelo scappare! Urda! Urda, Rafa!
favorisca e ci conceda un seguitalo. Che si qui da qualche parte. Non fatelo fare. Lasciami vivere. Vattene da qui. Ho bisogno di cibo. Tanti estratti. Sono pochi soldi di cibo. Sono qui davanti a voi per lanciare un monito. Lasciate che mi tolga di mezzo. Non se provare Riccardo a farlo. Se dovesse prendere se Giaffa non ci sarebbe modo di fermarlo. Marcherebbe su Gerusalemme. Dobbiamo fermare una cosa. Sono la persona giusta. Venite, venite. Vi piace qualcosa? Essi vanno contro la volontà di Dio e devono pagarne il fio. Dovunque vadano, ti lasciano dietro. Ma perché l'avete fatto? Sono povera, no, non capisco, non ho niente. Signore, vi prego, avete bisogno. Altair, amico, tutti ti cercano di questi tempi, come me del resto. C'è una taglia sulla mia testa e devo preparare la famiglia per tornare a Masyaf questo stesso pomeriggio. Ti spiacerebbe finire il mio ultimo incarico in cambio di informazioni? Bisogna eliminare degli uomini nel quartiere di Jubair. Fai in fretta, amico mio. Torna subito indietro! Rancolavano nel buio, non significa. Abbiamo l'occasione di un nuovo inizio. Lasciate che Jubair vi guidi alla rivelazione. Vivete nella menzogna. Circondate le cognizioni create da uomini empi che cercano di dominare alla rivelazione. Che vi guidi alla luce. Chi è stato? Vivete nella menzogna. Circondati da false condizioni. Ti prego, ti prego, qualche spicciolo. Per favore. Ho bisogno di cibo. Tanto fame. Sono pochi soldi di cibo. Non avrebbe modo di fermarlo. Marcherebbe su Gerusalemme. Dobbiamo fermarlo prima che ne abbia l'opportunità. Quella città è nostra e lo è sempre stata. Ed è nostro dovere difenderla fino alla morte. I crociati devono essere annientati. No, non capite, non ho niente. Siate calmi, amici. Prego, non sei il cane ovunque. Per favore. Guardingo, in attacco. Ci tenta di continuo. Siate forti.
Profeta delle loro menzogne, ma poi la via parve chiara, ci vuole, e chi vide ciò che andava fatto, comprese che avendo appreso la verità, era suo dovere diffonderla. E come la mia è apparsa a lui, così è stato per me, e io la mostrerò anche a voi. Se i nostri padri e i loro padri prima di essi andavano nel buio, che significa che altrettanto abbiamo l'occasione di un nuovo inizio. Lasciate che Giubair vi guidi alla rivelazione, che vi guidi alla luce! Se i nostri padri e i loro padri prima di essi brancolavano nel buio, non significa che dobbiamo fare altrettanto. Abbiamo l'occasione di un nuovo inizio. Lasciate che Giubair vi guidi alla rivelazione, che vi guidi alla luce! C'è mercante migliore di noi. Abbiamo l'occasione di un nuovo inizio, di alla rivelazione.
una gioia vederti tornare così presto. E per giunta tutto intero. Devo tornare dalla mia famiglia. Ma prima di andare, tieni questa. È la mappa che indica dove gli eruditi vogliono bruciare libri e altre fonti di sapere. Sii cauto e che il futuro possa farci incontrare molto presto. Darò la tua benedizione alla mia famiglia. Un falso profeta delle loro menzogne, ma poi la via parve chiara a Jubair e gli vide ciò che andava fatto, comprese che avendo appreso la verità era suo dovere diffonderla. E come la via è apparsa. Un falso profeta delle loro menzogne, ma poi la via apparve chiara a Jubair e gli vide ciò che andava fatto, comprese che avendo appreso la verità era suo dovere diffonderla. E come la via è apparsa a lui, così è stato per me, e io la mostrerò anche a voi. E vecchi a fare il mio successo qui.